prima di tutto, buona Pasqua a tutti. Buona Pasqua, tanto sono frasi fatte, buona Pasqua serena, pacifica, cazzate, ma buona Pasqua. Sportivamente parlando, non possiamo dire che è una buona Pasqua. Allora, ieri, dopo la partita, io ero veramente incazzato, perché sai, è l'input dopo la partita che ti porta, no? Chi ci tiene davvero questa squadra? A questa società, a questa maglia. Poi analizzi le cose dopo, man mano. E la cosa che mi lascia ancora un po' soddisfatto è che anche il giorno dopo della partita sono più incazzato di prima, quindi vuol dire che ancora ci tengo, capito? Non so quando durerà, ma ancora ci tengo, perché sono veramente ancora più incazzato, perché poi vai a vedere anche o vai a sentire quello che è stato detto dagli interpreti, vai a vedere delle immagini e vai a scoprire che Alessandro Rabiot, Alessandro che gli parla nell'orecchio di Rabiot e ridono manco se avessero fatto un 6 a superare l'8. Vedi un personaggio che subito dopo sta sconfitta, sta partita, viene intervistato da DAZN e, come ho detto prima della partita, che la cosa preoccupante è che questo qua dice anche che la Juve fa ottime prestazioni. Ha ridetto che ieri la Juve ha fatto un'ottima prestazione, perché per lui l'ottima prestazione era portare a casa il pareggio e non prendere gol. Poi come si gioca, come arriva quel pareggio, non gliene frega nulla, no? E per lui è un'ottima prestazione. Poi la sfiga ha voluto che al 93esimo, 92esimo e mezzo tu prendi gol e dici mancavano 10 secondi alla fine, senza calcolare che la settimana prima, quando lui dice e come mai nel girone d'andata abbiamo fatto 49 punti, senza calcolare che quei 49 punti, di quei 49 punti un 30 sono arrivati al 92esimo, all'89esimo, al 96esimo, al 94esimo. E allora lì ti fai tante domande, ma vedi che lui ride. Lui va in conferenza stampa e ride. Allora io provo e cerco di capire, no? E cerco di capire. Perché io, se fossi l'allenatore della Juventus e sto avendo sto periodo nero, colpa mia, non colpa mia, non importa, ma c'è un periodo che la squadra sta facendo malissimo e non sta ottenendo punti, non sta ottenendo vittorie, non sta ottenendo neanche pareggi, perché in 10 partite 7 punti forse neanche il Frosinone e il Cagliari secondo me hanno fatto meglio. Sarei incazzato nero, sarei triste, sarei cercherei di capire il perché, no? Invece lui ride, dice no, ma non c'è, tutto a posto, tutto tranquillo, è solo un periodo così, no, ma figurati se non andiamo in Champions League, no, ma figurati, allora, ma comincia a preoccuparmi sta cosa, no, ma comincia a preoccuparmi perché vedo qualcosa che non mi torna. Vedo questa persona troppo tranquilla, troppo serena, troppo rilassata.
E siccome io purtroppo, e dico purtroppo, quando vi ho detto le cose, no? Vi ricordate quando dissi, a me sembra come se c'è un cavallo di Troia dall'interno per sconfiggere la Juventus dall'interno. A me sembra questo, a me sembra quell'altro. Purtroppo, quando vi ho detto la storia Elkan, Agnelli, quando ho detto in live che c'era Albanese, che lui diceva che andava tutto bene, ho detto a me risulta che in ottobre, appena finisce il campionato, che poi c'era il mondiale, scoppierà qualche macello, e lui ha detto assolutamente tutto tranquillo, infatti era tutto tranquillo, si è dimesso il CDA in blocco, eccetera, eccetera. Ma purtroppo ho sempre avuto ragione, che tante volte mi sarebbe piaciuto aver torto, se non sempre, perché se io di tutto quello che ho detto avesse avuto torto in tutto, vuol dire che la Juventus era lì a vincere lo scudetto, era lì in Champions League, era lì a fare quel cazzo che gli pareva. E allora quando io vedo un personaggio del genere strapagato, l'allenatore più pagato della Serie A e uno dei più pagati d'Europa, che è tranquillo, che deve affrontare una partita con la Lazio che veniva da risultati disastrosi e ha cambiato un allenatore che ha avuto a disposizione la squadra 3 giorni, non 15 giorni perché c'erano le nazionali, quindi c'aveva pochi giocatori a disposizione, quindi ha avuto 3 giorni di tempo per parlare con la squadra. Io penso che un allenatore che schiera quella formazione in campo con De Sciglio, che viene da un anno e mezzo di inattività, un anno e mezzo, quello che è, che mette Cambiaso secondo lui a fare il 4-3-3, cioè una formazione scriteriata, e cambi ancora più scriteriati, io penso che questo persona qua lo faccia di proposito. E tu dici, voi mi direte, sì, ok Gianni, le cose stanno andando così, ma a che proposito lui lo farebbe apposta? Cioè a quale scopo lui farebbe di proposito queste cose? E beh, io penso che la risposta sia solo una, perché non ce ne può essere altre. La risposta si chiama Andrea Agnelli, perché lui è stato messo lì da Andrea Agnelli, e se vi ricordate io ho detto che secondo me questo gli hanno fatto un contratto di 4 anni, che non si è mai visto alle Juve cose del genere, proprio perché Andrea Agnelli sapeva, come vi avevo anticipato largamente, di dove sarebbero arrivati col cugino Elkan, e quindi gli ha creato un danno. E io penso che oggi io non vorrei che questo lo sta facendo apposta in combutta con Andrea Agnelli, perché io non mi so, ragazzi, c'è qualcosa sotto che non torna, c'è qualcosa sotto che non torna. Io credo che questo con Andrea Agnelli, visto che, a meno che Andrea Agnelli non è andato ad abitare in Alaska, abitano nello stesso palazzo, se non sbaglio avevano detto che abitavano a 10 metri uno dall'altro a Torino lì, che Andrea Agnelli gli sta dicendo m'hanno fatto fuori, mettilo nella merda adesso, fatti cacciare e non andare via se proprio ti vogliono cacciare, ma soprattutto non vorrei pensare a una cosa del genere, però siccome non riesco a capire altro, vado persino a pensare che questi, per andarsi contro l'uno con l'altro, gli dice cerca di non arrivare neanche in Champions, e così gli crei un danno della Madonna. Poi voglio vedere se loro, senza i soldi della Champions,
riescono a ad esorrearti. E allora lì poi succede veramente il disastro, no? Ok, adesso qualcuno mi dirà, ma questo è complottismo, ecco, ma le stesse cose me le dicevate quando dicevo delle famose guerre tra Elkan e Agnelli, quando vi dicevo del cavallo di Troia, quando vi dicevo che qua c'è qualcosa sotto che non quadra, eccetera, eccetera. E io, visto i personaggi, e qua parlo di Elkan Agnelli, sapete bene Elkan, no? Che non ha problemi a rimetterci del suo, ha mandato la Juve in B, no? Rimettendoci miliardi, no? Oggi milioni di euro, allora erano miliardi con le lire, pensavo in lire, no? Non gliene frega un cazzo, perché questi quando vogliono ottenere qualcosa, madri, sorelle, non guarda in faccia nessuno. E allora quando hanno l'unica freccia nell'arco, cioè Elkan, l'unica freccia nell'arco che ha per colpire Elkan, qual è? Sfruttare l'amico Allegri per metterlo ancora di più nella merda, almeno con la Juventus. È un discorso un po' articolato, ma io non lo ritengo impossibile. Perché, ve lo ripeto per la milionesima volta, io non ho mai visto, sia alla Juventus, ma a livello mondiale, un allenatore che continua a combinare questi disastri, continua a fare conferenze stampa di merda, continua a lanciare frecciate, come tutte quelle che ha lanciato l'anno scorso e anche quest'anno, sulla Juventus, e non venga punito. Io mi rifiuto di credere in una cosa del genere, mi rifiuto di crederla, non si è mai vista, quindi c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa sotto che non ci dicono, che non si può dire, che non lo so, ripeto, poi magari sono tutte cazzate, però le vai a pensare tutte, perché tanto questi sono gli elementi, quindi non è strano che loro fanno una cosa del genere, perché ripeto, questo è in guerra con sua madre, quindi pensa cosa si possa fare, no? Però io penso che sia magari l'unico modo che ha Agnelli di punire John Elkan, perché se no non si spiega. Allora o sono tarati mentalmente, quindi sono dei perfetti idioti, dei perfetti ignoranti, ma io non credo che sia così. Credo che non capiscono un cazzo di calcio, e ci sta. Ma quando tu vedi, a parte il discorso di capire o non capire di calcio, quindi lì posso venire dalla vostra parte o di chi pensa questo sul discorso del risultato. Magari loro vincevano, quando vincevano 1-0 di merda, male, e diciamo, sti cazzi, non me ne frega un cazzo a me di giocare bene, l'importante è che arrivi al risultato, perché tanto loro sono economisti e risultatisti, poi il resto non gliene frega niente, no? Però quando non arriva neanche il risultato, allora tu capisci o non capisci di calcio, questa cosa ti sta facendo un danno, e un danno anche economico. E quindi non capisco perché, davanti anche al danno economico, una società che pensa solo e esclusivamente all'economia non prenda provvedimenti. E questa cosa a me lascia pensare. Mi lascia pensare tantissimo. Io non lo so, ditemi la vostra, commentate. Io so solo che così non si può andare avanti. So solo che la storia della Juventus è stata uccisa, massacrata, calpestata, umiliata. E so che oggi un ex allenatore è diventato proprietario della Juventus e che fa il bello e il cattivo tempo quanto ne ha voglia lui, con dichiarazioni oscene, prestazioni oscene e atteggiamenti raccapriccianti e osceni.
fino alla fine. Forza Juve, ridateci la Juve. La Juve siamo noi, non è Massimiliano Allegri.